Sì, la manifestazione complessiva è organizzata da Help for Children, tutto attaccato, patrocinata dal comune di Borgottaro, dal comune di Noceto, si svolge nell'ambito di due giornate. Inizia il 16 con la rappresentazione di Cenerentola, che è uno spettacolo di teatro corporeità gestito dalla compagnia Tutto Attaccato, termina il sabato 19 con una giornata molto intensa che vede un torneo di calcio a 6 squadre, da partire dalle ore 16, un successivo torneo dedicato ai bambini, quindi arricchito da uno spazio anche di merende, giochi e di musica, e di fatto rappresenta, devo dire molto pienamente, quelle che sono le attività e gli obiettivi che la nostra associazione si dà. È una giornata dedicata soprattutto allo stare insieme e soprattutto agli obiettivi sociali e solidali nella memoria di Gabriele Compiani, un ragazzo che ha lasciato da dovunque è passato un ricordo veramente eccezionale, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista umano. E questi sono i valori che noi vogliamo trasmettere con la nostra attività. Noi siamo un'associazione che lega il suo nome all'ospitalità dei bambini bielorussi e del Sahrawi, siamo soprattutto conosciuti proprio per l'ospitalità dei bambini di Chernobyl, che sono stati negli anni scorsi anche ospiti sia nel Borgotarese e che sono tuttora ospiti anche a Noceto, oltre che naturalmente in tutte le situazioni che riusciamo a organizzare in provincia. Una manifestazione che vuole avere anche un suo spessore tecnico particolare, nel senso che le squadre rappresentano comunque dal punto di vista sportivo un livello tecnico assolutamente apprezzabile, impreziosito dalla presenza della Primavera Calcio del Parma, e anche con questo aspetto legato alla nostra dimensione internazionale, perché abbiamo una squadra di Gomel che viene qua, ospitata dalla nostra associazione. Gomel è la capitale della regione bielorussa, dove è ancora tuttora presente il maggior inquinamento radioattivo dovuto all'esplosione della centrale. Una giornata alla quale invitiamo tutti a partecipare con noi, proprio perché le nostre attività hanno senso nel momento in cui riescono a coinvolgere la gente. E la gente dei nostri territori ha davvero un grandissimo patrimonio di solidarietà da offrire e da esprimere, e la ringraziamo fin da ora. Spettacolo teatrale Cenerentola, messo insieme dalla compagnia Tutto Attaccato, è un borgotarese, Giordano Mariani. E la seconda cosa, il fatto che questo calciatore di cui si onora la memoria, Gabriele Compiani, ha giocato per 4 anni, quanto detto Gianmarco Bozia, nella Valtarese. Appunto, l'amministrazione ha favorevolmente aderito a questa bellissima iniziativa che parte dalla solidarietà e arriva allo sport. Lo sport, che tra queste due comunità è associato al nome di Gabriele Compiani, recentemente purtroppo scomparso, e che appunto ha giocato nella Valtarese. Giordano Mariani, cittadino borgotarese, ormai trapiantato a Noceto, è anni che lavora nel campo della solidarietà, nel campo del sociale, e quindi lui ci ha coinvolto e di buon grado appunto abbiamo accolto questo invito. Questo invito, sotto il nome anche di Help for Children, che è questa associazione di solidarietà che aiuta i bambini di Chernobyl, i bambini che hanno avuto purtroppo dei problemi anche di salute. Quindi Borgotaro c'è, Borgotaro ci sarà sabato prossimo a questa bella iniziativa nel campo comunale di Noceto. Michele Tagliavini, consigliere comunale di Noceto. Consigliere Tagliavini, l'amministrazione comunale di Noceto ha aderito anch'essa a questo evento promosso da Help for Children e mettendo a disposizione anche gli spazi per la realizzazione, vale a dire il teatro comunale e le strutture sportive. Sì, grazie, devo dire che l'amministrazione comunale di Noceto è veramente molto contenta, soprattutto di collaborare con le parti coinvolte in questo progetto, che sono dalle Onlus all'amministrazione comunale di Borgo Valditaro. Io credo che ci sia un rapporto di collaborazione che ha origini antiche tra Noceto e il comune di Borgotaro.
questa collaborazione, quando poi ha come obiettivo quello di far del bene, devo dire che si rafforza sempre di più. Quindi è l'obiettivo dell'amministrazione di Noceto quello di continuare questa collaborazione tra i due comuni. Grazie.